Ebbene sì, l'Inter espugna anche Roma, una buona Roma, una Roma che ci ha creduto, una Roma che mi dispiace perché tutti hanno cominciato dopo il primo tempo a scrivere, avete visto, tutta un'altra Roma. La Roma c'ha di brutto che quello che a me piace, perché bisogna sempre dirlo, Big Room, si è sbagliato quei due interventi, di testa vabbè è stato un po' sbilanciato, ma doveva essere più cattivo, e quello che non ha saputo cosa fare, perché semplicemente i mancini non si fidano mai e non provano mai con il loro destro. Detto questo, stiamo alle solite perché bisogna parlare, perché ora va bene, non lo so, prendere 4 gol, no? Io da appassionato di calcio ho visto una bellissima partita e mi sono divertito. Punto. Poi andiamo alle altre cose. Una Roma che ha corso bene e tantissimo nel primo tempo, dove l'ha ribaltata, dove dico subito che l'occasione del gol dell'Inter, di Acerbi, volevano creare anche qui. Io dico sempre che dove c'è discussione o pareri non c'è mai errore evidente, come può essere quello del Verona, col Genoa, col Napoli. Quelli sono errori evidenti. Quello di stasera per me era giusto convalidarlo, perché Thuram era lì, poi la palla va dalla parte opposta di Rui Patricio e non ostacola mai il portiere, però questa rimane una mia opinione, perché sennò veramente il calcio diventa inguardabile da tutti i punti di vista, e bisogna essere sempre concreti, obiettivi ed equilibrati, sempre, perché se no facciamo come loro, semplicemente, o come tifosi di altre squadre. La Roma ha giocato bene, la Roma ha giocato bene, dalla panchina sono entrati bene, è interessante quello che propone De Rossi, ma ci vuole un'intensità e una preparazione fisica impressionante per fare quello che vuol fare De Rossi, che nelle idee è un'ottima cosa. Perciò l'Inter finisce in questo momento, credo che con questa vittoria, che era l'ultima trasferta sulla carta delle big, no? Di quelle squadre importanti, batte anche la Roma, perciò lo scudetto può perderlo, dopo questa partita può perderlo soltanto lei. Ripeto, è stata una bella partita, ha giocato bene anche Paredes, è entrato bene Baldanzi, è entrato bene Spinazzola, hanno creato, ci hanno creduto, ma ricordatevi che l'Inter, come dico da sempre, sa fare tutte le tipologie di gioco, sa ribaltare il risultato, sa soffrire, sa abbassarsi, sa giocare in pressing, sta giocare nella riaggressione, sa giocare in contropiede, è una squadra completa, è una squadra che gioca bene. Non ascoltate i zozzoni che parlano di Preziario, perché purtroppo, lo dico da tifoso della Juve, purtroppo non sempre quello che spendi equivale alla realtà. E l'Inter è stata da Marotta, Ausilio, la società, è stata costruita in maniera giusta, sugli esterni fai i cambi degli esterni, gli esterni ti danno qualcosa in più, hai De Vrij che te lo mette al posto di Acerbi, avevi infortunato Frattesi, no, sarebbe, fosse entrato al posto di Barella, perché Mkhitaryan è un altro che per 95 minuti è impressionante come gioca nonostante l'età. E poi abbiamo il solito Calhanoglu, che dirige l'orchestra davvero come un maestro ormai, lo fa con una facilità estrema e lo fa sempre in maniera ottima. E ripeto, vi ricordate quando abbiamo vinto noi 9 scudetti? Loro non arriveranno a vincere 9 scudetti, perché questo è il terzo anno che sono favoriti come squadra e come rosa, ma vediamo se quest'anno lo portano a termine, credo di sì. Ma cosa si diceva? Questa Juve è battibile, questa Juve lascia gli spazi, questa Juve, le squadre avversarie devono crederci di più, avere più coraggio. No, se fai muro, contro questo tipo di squadre, decidono in che modo puoi affrontarti, perché il primo tempo è stato da lezione per l'Inter, il secondo tempo è entrata e in 10 minuti ha deciso di pressarti, di non farti respirare e di ribaltare la partita. Poi si è abbassata ancora sperando e pensando di giocare in rimessa, perché ovviamente è la Roma poi che deve riuscire ad agguantare il pareggio, perciò porta più uomini in attacco, rischia un po' di più, lascia più uno contro uno. Ed è questo quello che voglio dire. Poverini quelli che scrivevano, quelli che ne sanno tantissimo di calcio, no? La Roma ha stravolto il modo di vederla, ha stravolto perché agli appassionati di calcio piacciono più queste partite. A noi appassionati di calcio piacciono più queste partite. Se una partita della Juve dovesse finire in questa maniera, non dirò mai a fine partita, mamma mia come mi sono divertito. Perciò i gusti sono gusti, ognuno piace ciò che piace.
ma gli allenatori non sono rincoglioniti, nessuno, può piacere o non può piacere, ma gli allenatori non sono rincoglioniti quando decidono di fare determinate strategie, magari più aggressive devono essere, magari appena più alte, perché contro squadre preparate ad affrontarti in tutte le maniere, perdi. Detto questo, il calcio è bello, chi ne parla, è bello perché ne parliamo tutti, poi vai nei dettagli, e nei dettagli c'è una squadra che è nettamente superiore, che a volte sembra di stare in giornata, no, sembra di stare una giornata che non è come le altre. Oggi magari Çalhanoğlu nel primo tempo è stato ben pressato, il trequartista più tre punte, spettacolare, no, perché non hai quella sostanza, non hai in tutti i reparti quella qualità, quella caratteristica, quei giocatori che sanno gestire i momenti, perché non puoi andare 90 minuti come si è andato nei primi 45 minuti. Senza nulla togliere alla bellezza della partita, la Roma che ci ha creduto, ha delle situazioni interessanti, ha anche un giro palla interessante, ma nel calcio a questi livelli alla fine bisogna portare a casa il risultato, e il risultato a casa ancora una volta dice Inter vittoriosa a Roma con 4 pappine. Io ripeto, i tifosi della Roma saranno entusiasti di vedere questa partita, non credo, non credo, però vado così a sentimento, perché noi tutti, noi tifosi di calcio, siamo attaccati al risultato, perché possiamo parlare durante i 90 minuti, ma quando c'è il triplice fischio finale conta solo una cosa. E oggi De Rossi, dopo le prime 3 vittorie giocate con quelle di bassissima classifica, ha preso 4 gol. Se così va bene, va bene. Ricordatevi che col Verona nel secondo tempo la Roma le ha buscate di santa ragione, con la Salernitana uguale nel secondo tempo, col Cagliari nonostante il netto risultato di vittoria, nonostante situazione ancora di più poteva finire con vittoria, guardate il primo tempo dove ha lasciato 4-5 ripartenze nitide al Cagliari, poi la differenza, come dico sempre, la fanno i calciatori. Io rosico e non poco, ripeto, rosico e non poco, però ci vuole obiettività. Questa non è un Inter in Italia facilmente battibile o facilmente affrontabile, perché puoi mettere tutte le tue tipologie, un modo di pensare, di giocarci contro, che loro hanno, come si dice, hanno l'antidoto per giocare contro in quell'altra maniera. Semplice, va detto le cose come stanno, ripeto, il gol di Acerbi per me è regolarissimo, se poi a me non l'avessero fischiato, o meno non lo so, il problema sta sempre nell'uniformità di giudizio, perché alla Juve un paio di volte è successo che hanno annullato un gol più o meno nella stessa maniera, perciò è lì che ti fa rabbia più le decisioni poi che vengono fatte altrui. Ultima cosa, ma non ultima, Yusen, grande personalità, ragazzo eccezionale, gioca bene, gioca anche verticale con la palla al piede, non ha paura della fisicità di Thuram, di Lautaro, della gente che arriva ad attaccare la Roma. Detto questo, ciao a tutti da Frank Biancone, iscrivetevi al canale e ricordatevi che da Frank le mie opinioni sono esclusivamente di calcio e campo, né pregiudizi né a prescindere, né a favore né a sfavore, guardare quello che succede in campo, e ricordatevi che contano i 3 punti, e oggi la Roma ne ha presi 0 nonostante la fantascientificità che ha portato De Rossi. Ciao a tutti.